Bentornati guerrieri, qui su Eller Channel. Oggi un video che mi è stato richiesto tantissimo. Come avrete già capito, parleremo del terremoto, soprattutto del terremoto che è successo qualche giorno fa e ha praticamente distrutto la cittadina di Amatrice, ma non solo, anche parecchi borghi nei dintorni. Parleremo della mia esperienza anche col terremoto in generale e mi costa un po' fare questo video, ve lo dico in maniera molto sincera, però mi sono sentita in dovere di farlo proprio perché alcuni di voi mi hanno mandato delle email molto importanti. E vabbè, ne parleremo in maniera dettagliata. Se vi interessa, insomma, sapere quello che ho da dire, non vi rimane che guardare questo video, io vi aspetto come al solito dopo la sigla. Allora, vorrei accogliervi con i miei soliti sorrisoni, però veramente ho un peso nel cuore incredibile. Mi sento ancora scossa, scusate il gioco di parole, ma non riesco a trovarne un'altra. E turbata, ecco, mi sento molto turbata ancora a livello interiore. Questo alcuni di voi se ne sono accorti. Non è stato per me, non è per me un periodo di grande facilità. Questo 2016 mi ha riservato veramente un anno ricco di momenti molto molto difficili e momenti che mi stanno continuamente facendo riflettere sul valore e sull'importanza della vita, sul fatto che la vita è una e su quanto io sia in grado di come dire, di rendere merito alla vita che ho, soprattutto quando ci sono così tanti morti da piangere come in questi giorni. Secondo me, l'unica cosa da fare, al di là di scrivere le proprie opinioni sui social o di polemizzare, al di là di tutti voi che invece mi avete reso fiera del paese in cui sto vivendo, perché avete condiviso tantissimi messaggi di solidarietà, ma anche utili, per cui capendo bene quant'è importante saper utilizzare il mezzo sociale, il mezzo digitale, avete veramente, siamo insieme, siamo riusciti a raggiungere veramente centinaia di persone che hanno potuto donare, che hanno potuto essere utili in questa situazione di così grande dolore e disagio. Al di là di questo, secondo me ognuno di noi dovrebbe fare un po' una riflessione su quanto sia in grado di rendere merito alla vita che ogni giorno ha l'opportunità di vivere, a dispetto di chi non ce l'ha più. E a dispetto è una cosa che mi piace molto dire in questo caso, però in onore forse di chi non ce l'ha più, ecco, forse è meglio dire così. Vi parlo veramente a cuore aperto, per cui vi chiedo con tutta me stessa di cogliere quello che è il senso, innanzitutto, prima che di cogliere quello che sono le parole nel dettaglio, perché appunto sono un po' turbata e faccio fatica veramente ad esprimermi come vorrei esprimermi e come mi esprimo di solito. Allora, partiamo dall'inizio, vi racconto la mia esperienza, nel senso vi racconto come ho sentito io il terremoto. Io ero a Roma e ero andata a dormire quella sera alle 3:18. So benissimo l'orario perché io e Mister X avevamo lavorato fino a tardi e il giorno dopo ci dovevamo alzare molto molto presto per un appuntamento di Mister X in un altro paese di Roma. E quindi sono andata a mettere la sveglia e quando sono andata a mettere la sveglia gli ho detto a che ora ci dobbiamo alzare perché sono già quasi le 3:20, erano appunto le 3:18 e quindi cosa facciamo? Dormiamo 3 ore. E lui mi ha detto che potevo insomma rimandare di mezz'ora, quindi questo per raccontarvi giusto che, e farvi capire che ho quell'orario stampato veramente nella memoria. 3:18
3:18 andiamo a dormire, tempo 5 minuti, eravamo stremati, Mr. X si addormenta in maniera abbastanza evidente perché lui è un po' russa, io non riuscivo a dormire, ma erano già 2 giorni che avevo una sensazione di nausea molto forte e una specie di mal di testa, di ronzio in testa, non so come spiegarvelo. Non riuscivo a dormire, non riuscivo a dormire. A un certo punto inizio a sentire una specie di dondolio del letto, ma molto leggero. Tant'è che pensavo che fosse stato un rumore, cioè un dondolio dovuto da Mr. X che magari si era spostato, si era mosso. In realtà questo dondolio diventa sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, fino a quando proprio io schizzo in piedi. Sveglio Mr. X che, poverino, molto frastornato dal risveglio brusco che, per colpa mia, insomma, non sapeva cosa fare. Alla fin fine era il terremoto, tremava tutto, tremava il lampadario, tremava il letto, tremavano i mobili, tremava l'armadio e soprattutto dalla parte di Mr. X, sopra il letto c'era una mensola molto piccola e molto stretta con la testa di un cavallo di marmo che se fosse caduto Mr. X sarebbe morto, secondo me, o comunque avrebbe avuto veramente gravissimi danni perché era molto in alto ed era mo moltissimo pesante. Immaginatevi una testa di marmo di cavallo di marmo di questo genere, insomma, era veramente molto, molto pericoloso. La scossa è durata, mi pare, 140 secondi. 140 secondi sono 2 minuti e 10. L'intensità è stata così, perché è partita piano, ma poi è diventata veramente molto molto forte. E io la prima cosa che ho fatto, mi sono connessa ho preso il telefonino, mi sono connessa a Facebook e ho scritto uno status: terremoto, qualcuno l'ha sentito. Nel giro di pochi minuti mi sono accorta che erano in tantissimi quelli che avevano sentito il terremoto e che lo stavano scrivendo su Facebook. Credo di essere stata la prima in assoluto a dare la notizia della magnitudo e dell'epicentro, e adesso vi spiego perché. Perché io ho questo rapporto abbastanza particolare col terremoto, nel senso che lo sento proprio dentro la testa, sento una vibrazione, una specie di giramento di testa, e quindi me ne accorgo anche quando la terra trema a magnitudo molto molto basse. Questa cosa è stata comprovata su, oramai saranno tipo 15 anni che faccio caso se è vero o se non è vero, ma soprattutto negli ultimi anni ho scaricato un'app che è questa che vi faccio vedere adesso. È questa qui. L'icona è questa, spero che si veda. No. La prima, insomma, l'icona è proprio la prima, questa qua. E l'app si chiama eEarthquakes. Si chiama eEarthquakes, che significa tipo iPhone, quindi iEarthquakes, che significa tipo iPhone, però terremoti, quindi iTerremoti. E ti dà tutte le scosse a seconda delle impostazioni che gli metti in tempo reale. Per cui io in tempo reale avevo già visto dove era la scossa e di che magnitudo era. Quando io ho messo questa informazione su Facebook, stavano iniziando a dire che l'epicentro era Perugia, che qualcuno diceva che era un terremoto che veniva dal mare, insomma, dicevano un sacco di cose. E niente, io appunto ho detto: ragazzi, è un terremoto magnitudo 6.3. E scusate, si è interrotta la registrazione perché ho dovuto cambiare la batteria. Quindi riprendiamo. Appunto, quindi io ho scritto sulla pagina Facebook immediatamente che si trattava di una intensità di magnitudo 6.3 e che era in zona subito appena vicino a Norcia. Lo vedo perché con questa app, che spero si veda, mi fa vedere proprio la zona. Quindi ovviamente ci tengo a dirlo perché poi veramente ho assistito a cose assurde e mi sono state dette e sono state dette anche altre persone cose assurde. Io ovviamente a farvi vedere quest'app
Non prendo assolutamente niente, non so nemmeno chi l'abbia fatta l'app, cioè non sono minimamente in contatto. Vi faccio vedere questa perché a me è stata utile per monitorare tutte quelle che erano le zone colpite e non solo, per monitorare quante scosse ancora continuavano ad esserci. Per esempio, vi faccio vedere questa, vi faccio vedere l'ultima scossa che c'è stata. È stato oggi alle 18:24, magnitudo 2.7, e vi faccio vedere come si vede. Vedete qua la cartina, cioè questo, io l'ho messa su versione ibrido, e vedete praticamente vi dà esattamente la longitudine, la latitudine, e poi vi mette ovviamente i paesi limitrofi. Voi non avete che da spostare come se foste su Google Map, vedete? Spostate e vedete quali sono i paesi più vicini, e nel caso della prima scossa era quello di Norcia. Anche adesso praticamente è lì vicino comunque. Ad ogni modo, insomma, questa cosa qui io mi auguro che vi sia utile. Come vi ho detto, io ho un po' questo rapporto strano col terremoto, forse perché il primissimo ricordo della mia vita è proprio questo, è legato al terremoto. Il primissimo ricordo che ho io è un ricordo di quando avevo 6 mesi, c'è stato un terremoto non so dove, e comunque i miei l'hanno sentito e si sono precipitati giù dalle scale, utilizzando le scale sono scesi giù per strada anche loro, e praticamente mi hanno avvolto in una copertina. Io mi ricordo esattamente la copertina, mi ricordo esattamente la voce di mia mamma e di mio papà, e soprattutto mi ricordo esattamente anche la signora che c'era dietro di noi e che scendeva, la ragazza che scendeva le scale con noi. Tenete conto che io quella signora non l'ho mai più rivista, nel senso che non è una signora che ha fatto parte della mia infanzia, adesso non so se erano in vacanza o cosa, i miei genitori, però ho detto a mia mamma, ho descritto quello che mi ricordo a mia mamma e lei mi ha detto che in quel momento lì era proprio la dirimpettaia, per cui il ricordo ce l'ho chiaro e ce l'ho perfetto, non me l'ha raccontato nessuno, anzi alcuni dettagli che mi ricordo li ho raccontati io a mia madre e mi ha detto: cavoli, è vero, ora che mi ci fai pensare, è vero, è andata proprio così, sono successe queste cose qui, eccetera. Non so perché mi è stata data l'opportunità dall'universo di ricordarmi questa esperienza, ma so che è l'esperienza, è il primo ricordo di vita che io ho, il primo primissimo che ho così chiaro. Non parlavo neanche, avevo proprio 6 mesi, 6 mesi e mezzo, forse, non lo so. E probabilmente non so cosa dirvi, però io immagino che ci sia comunque un legame. Fatto sta che io pensavo di essere l'unica ad avere questa cosa, questo giramento di testa, questo ronzio nelle orecchie quando vengono i terremoti. In realtà, proprio essendo che io ero al mare, che quindi il giorno dopo sono andata al mare, ho parlato con un po' di persone, mi sono confrontata, tante persone mi hanno detto che proprio non riuscivano a dormire, quindi avevano una sorta di agitazione che non sanno neanche loro bene come descrivere e che non riuscivano a dormire. Io non ho detto del mio modo di vivere i terremoti, perché di solito non lo dico a nessuno perché insomma non è una cosa che mi piace condividere. L'ho condivisa adesso proprio per questo, perché mi sono resa conto di non essere l'unica, di non essere la sola ad avvertire questi cambiamenti proprio di tipo magnetico e a subirli, perché comunque sono fastidiosi, danno fastidio, c'è cioè questo ronzio alle orecchie, c'è cioè questa sensazione di mi gira la testa, sto per svenire, ma non svieni. Questa sensazione di continua di nausea, insomma, tutte queste sensazioni messe insieme. E quindi ho scoperto di non essere l'unica ad avere questo genere di avvertimento di quando avviene un qualche cosa di questo genere alla Terra. E niente, per cui ve lo racconto proprio per farvi capire come l'ho vissuta io, dato che comunque me l'avete chiesto veramente in tanti. Mi avete chiesto come l'ho vissuta io dal punto di vista della gratitudine, perché io dico sempre che la gratitudine ti aiuta a superare i momenti difficili.
Ragazzi, se non lo so io quest'anno che mi è capitato di tutto e di tutto di più, solo negli ultimi mesi mi è capitato di essere bloccata in mezzo al traffico quando c'è stato l'allarme bomba a Milano. Vi metto qui il video, andatelo a vedere se vi fa piacere perché veramente è stata un'esperienza terribile. Mi è capitato di rischiare di essere violentata una sera mentre ero uscita con una mia amica in completa tranquillità in centro a Milano e anche quella è stata un'esperienza assurda. Si è persa la mia vicina di casa, Bruna Turri, l'hanno ritrovata deceduta dopo 10 giorni intensi in cui tutti non abbiamo fatto altro che cercarla. Quindi una vicina di casa che è vicina di casa dei miei genitori dal 1970, per cui praticamente mi ha visto nascere e per me era quasi come una zia, perché comunque siamo vicine di casa, cioè sono proprio cresciuta con le loro figure, con la sua e il suo marito costantemente nella mia vita. A gennaio sono stata ricoverata per una polmonite che mi ha quasi ammazzato. Ragazzi, io veramente, se non ho vissuto un anno difficile in vita mia, se non lo avessi già vissuto, direi che questo è l'anno più difficile. Ne ho vissuti anche di più difficili, ma non così variegati, non in cui le difficoltà erano veramente così variegate. E ciliegina sulla torta, appunto, questo terremoto che non solo mi ha lasciato l'amaro in bocca perché l'ho proprio sentito tanto, perché mi sono spaventata come tutti, perché comunque ho temuto per la mia vita e per la vita dei miei cari, ma anche proprio perché il fatto di sapere che ci sono state così tante famiglie coinvolte, così tante persone che non ce l'hanno fatta, bambini e nonni soprattutto che erano lì in vacanza, e quindi questo significa famiglie distrutte, famiglie che fino a ieri avevano una vita normalissima. E da un momento all'altro si ritrovano ad aver perso completamente tutto, casa, magari ufficio, magari lavoro, magari affetti, familiari. Ci sono persone che hanno perso i figli e i genitori. Io non riesco, guardatemi, viene la pelle d'oca, ho la trema, sì, scusate, la voce che mi trema. Non so veramente come si faccia a rimanere insensibili a queste cose. Come si faccia a riuscire a fare delle polemiche durante questi momenti, come si faccia a fare delle associazioni assurde con altre problematiche sicuramente molto importanti dell'Italia, niente, non è proprio pensabile. E quello che io ho cercato di fare è stato di rendermi utile. In che modo? Utilizzando i social per far fluire quelle che erano le richieste immediate per il sostegno delle persone terremotate. Questo è quello che chiedo di fare anche a voi. Se c'è qualcuno di voi che si è sentito di mettere un like o un commento a una polemica, io vi dico non fatelo. Non fatelo perché oltre a distogliere l'attenzione, perché poi sappiamo che i post con più like, con più commenti vengono indicizzati, per cui rubano spazio e rubano attenzione ai post che invece sono utili per aiutare le persone che hanno veramente bisogno. Io vi dico la verità, non posso donare il sangue perché io ho una malattia cronica, per cui è una cosa che non posso fare, se no l'avrei fatto come prima cosa. Comunque, oramai si sa perché sono stati mandati messaggi che di sangue ne è stato donato in abbondanza. Cibo e vestiti ne sono stati donati in abbondanza. Ci sono sempre questi numeri per la richiesta di soldi. Allora, è vero che 2 euro non costano niente, nel senso che tutti noi spendiamo anche di più rispetto a quello che dovremmo spendere per le cose necessarie. Io sinceramente ho un po' lo stomaco chiuso su questa cosa perché quando è stato del terremoto all'Aquila io di SMS ne ho mandati parecchi, nonostante non fossi in un momento della mia vita in cui mi potevo permettere di avere delle ulteriori fuoriuscite di soldi, ma ne ho mandati parecchi perché volevo cercare di fare il mio per essere solidale con loro, quei soldi
come avrete letto in tantissimi post che sono girati su Facebook, non sono mai arrivati alle famiglie perché sono stati bloccati dalle banche, da tutta una burocrazia che io mi vergogno di avere in Italia. Scusate se ve lo dico, ma è proprio così. Mi vergogno veramente perché non si può fare queste scempiaggini nei confronti di persone che all'Italia hanno dato tutto perché hanno pagato le tasse, hanno fatto famiglia qua, hanno speso e acquistato beni di qualunque genere qua, hanno votato, hanno fatto parte della vita sociale dell'Italia, da un momento all'altro si trovano a non avere niente e tutti i soldi che altri italiani hanno donato per loro vengono, diciamo così, bloccati da una burocrazia e dalle banche che non permette di risanare. Far ritornare queste persone, questi lavoratori, questi futuri uomini ad una condizione di vita decente. Per cui io vi dico, ho un po' il nodo allo stomaco, per cui non ho, in questo momento non ho donato niente. Di solito mi metto io in prima persona a fare delle raccolte per aiutare, le persone che hanno bisogno. In questo caso mi sono fermata un attimo perché appunto essendoci stata così tanta attenzione volontaria e concreta, quindi di mandare aiuti subito nel primo periodo, ho detto cerchiamo di provare a non dimenticare, a fare qualcosa quando questi aiuti non saranno più così costanti e così grossi. Per cui il mio impegno in questo caso è proprio quello di mantenere viva l'attenzione e riuscire a contribuire costantemente nei confronti di queste persone e di queste popolazioni. Una delle cose che mi era venuta in mente di fare, dato che cercavano animatori per i bambini, era proprio quello di propormi, come appunto, comunque io ho sempre lavorato nell'entertainment, nello spettacolo, i bambini li adoro, ho due nipoti che faccio giocare dalla mattina alla sera quando stanno con me, per cui ho pensato di propormi. Giustamente, X, non so se la cosa verrà accettata o meno perché non ho un titolo, non so adesso se questa cosa, se per questa cosa è richiesta un diploma magistrale o quant'altro, per cui vedremo. Ma in ogni caso vi chiedo questo, condividete quelle che sono le informazioni utili, condividete e fate girare sui social quelli che sono i post che fanno riflettere sul valore della vita, la nostra e quella di chi purtroppo non ce l'ha fatta e se n'è andato. Condividete post che creino solidarietà e che creino valore in quello che veramente, concretamente, ognuno di noi può fare per aiutare il prossimo. E evitate, ve lo do proprio come consiglio da sorella maggiore, da migliore amica, da quello che volete, evitate veramente di contribuire a dare attenzione a tutti quei post di lamentela, di critica e di, come si dice, e insomma che non creano valore, che non aiutano ad essere utili a queste popolazioni. L'ultima cosa che vi voglio dire è, mi piacerebbe farvelo vedere adesso, magari adesso stacco la telecamera e facciamo un giro in casa. Io abito in un palazzo che, essendo una costruzione di 10 anni fa, più o meno 11-12, dovrebbe essere un palazzo antisismico. Penso che lo sia, però appunto dato che ho questa fissa, chiamiamola così, per i terremoti, io ho fatto sì che in casa mia, appena c'è una scossa, appena si registra una mezza scossa, anche di intensità molto molto bassa, io la sento non solo con i miei giramenti di testa, ma anche proprio con degli effetti sonori. E quindi ho inserito in casa mia un sacco di piccole cose che appena appena c'è qualche scossa vibrano e fanno rumore. Prima di farvele vedere, prima di staccare la telecamera e di farvele vedere, vi voglio veramente ringraziare, vi voglio ringraziare soprattutto per l'attenzione che avete nei miei confronti, per il fatto che mi chiedete la mia opinione e magari questa opinione vi può essere d'aiuto per qualche riflessione in più o per
sostenere la vostra opinione di base. Insomma, non lo so, raga, veramente questo anno per me è stato difficilissimo, mi siete stati vicini e mi siete sempre più vicini e questo veramente ha un valore veramente incommensurabile, impagabile, indescrivibile, e per cui io veramente in questo momento, ho detto 10.000 volte veramente, ma proprio perché lo penso con tutto il cuore, vi voglio ringraziare con tutto l'amore che posso. Prima di lasciarvi alle immagini di casa mia, vi chiedo di iscrivervi su Eller Channel, troverete un contenuto al giorno, alcuni un po' più frivoli, alcuni come questo un pochettino più riflessivi. Un like se questo video vi ha in qualche modo interessato, se vi è piaciuto, non posso dire che vi è piaciuto, abbiamo parlato di cose un po' tristi, però è doveroso comunque porre una giusta attenzione anche a queste cose. Vi mando un bacio, vi aspetto domani sempre su Eller Channel per un altro video e vi saluto con tantissimo, ma tantissimo amore.